La coppia Floris Crozza migra sulla 7 con la trasmissione di martedì. Dopo una breve presentazione degli ospiti studio, Giovanni Floris lascia il campo alla copertina di Maurizio Crozza. Il comico debutta con l'imitazione di Matteo Renzi, accennando ai 1000 giorni. Giova, ti ho fatto fuori dalla Rai in 20 minuti. Passo dopo passo arrivo a fine legislatura senza aver fatto nulla, dicendo passo ad ogni riforma, dice Crozza Renzi. Il comico si toglie la maschera del Presidente del Consiglio e fa gli auguri a Giova per la sua nuova avventura sulla 7. Scherza sul nome di martedì, che è l'unico nome che fa dire Ballarò. Di martedì c'è Ballarò. Una vera genialata, dice Crozza. Tornando a Renzi, più le cose vanno male in Italia e più piace. Un po' come l'iWatch, di cui uno si chiede a cosa serve. Segue l'imitazione di Marchionne. L'Italia ce la farà, non so dirti come e quando, ma vedrai che ce la farà, canticchiando la canzone di Luigi Tenco. Montezemolo è un cazzaro che non ha fatto vincere la Ferrari per 6 anni, dice Marchionne Crozza. Un operaio deve lavorare 953 anni per avere 27 milioni, mentre Montezemolo li ha guadagnati per non lavorare. Maurizio Crozza nel finale ironizza poi sui sindacalisti Landini e Camusso con un esilarante duetto. I due sembrano imbrigliati in una bolla spazio-temporale, rimasti negli anni 70.